Allora, Piotr, seconda gara consecutiva finita 0-0, tantissime occasioni, così come era accaduto anche a Firenze. Purtroppo manca il gol. Che spiegazione ti dai a questo momento di scarsa vena a livello realizzativo? No, sicuramente dobbiamo cercare, noi dobbiamo analizzare bene le azioni che creiamo, poi le palle che sbagliamo sotto la porta, no? Sicuramente c'è un periodo un po' storto dove la palla non vuole entrare, e lì gira un po' tutto male, ma niente, noi dobbiamo continuare a far bene, giocare il nostro calcio e sperando che da prossima partita faremo tanti gol e vinciamo le partite. Ecco, Piotr, la Juventus è distante parecchio, l'Inter comunque è a distanza di sicurezza. Come si fa a trovare motivazioni in questo finale di stagione? No, le motivazioni non mancano perché già detto prima che le squadre dietro spingono, no? Noi non possiamo perdere punti e speriamo che anche la Juventus avrà le partite difficili e possono perdere anche loro i punti, quindi noi dobbiamo vincere più partite possibile per poi sperare che magari le squadre Juventus si scivola e dobbiamo essere attaccati là. Adesso torna subito l'Europa League, e quello è il vero obiettivo del Napoli di questa stagione, a questo punto del campionato. Sì, abbiamo sia campionato che Europa League, sono due competizioni dove ci teniamo tanto. Ora pensiamo soltanto allo Zurigo, che non possiamo sottovalutarli e dobbiamo fare una grandissima partita e dobbiamo passare pur turno. Partita stregata, effettivamente non siete riusciti a concretizzare quello che era il doveroso e giusto vantaggio, ma intanto c'è un dato di fatto, sono quattro gare che avete fatto 3-0-0, è solo sfortuna o c'è qualcosa che non va in attacco? Penso che fortuna, no? Perché creiamo tanto, i movimenti facciamo bene, poi tiriamo in porta, quindi non credo che manca qualcosa. Sicuramente c'è un periodo dove è un po' storto, no? Ci sta anche, ci stanno anche i periodi dove ti gira tutto bene e ogni palla che calci in porta fai gol. Ci stanno periodi dove stiamo vivendo ultimamente, no? Da Firenze che anche stasera abbiamo creato tantissimo, la palla purtroppo non voleva entrare. E niente, speriamo che dalle prossime facciamo gol e vinciamo le partite.